Comunque, eccoci qua. Allora, ragazzi, vi racconto la storia di questo Pocket Wi-Fi. È una storia che, insomma, ci è successa proprio fresca fresca oggi. Praticamente ho preso sto Pocket Wi-Fi, vado al centro team, ovviamente, per comprarlo. Lo Ieri compro questo. ieri, sì, faccio l'abbonamento, tutto a posto, torno a casa bello contento, lo proviamo, lo esperienziamo e va. Tutto a posto, no? Direte voi. Invece no, al cazzo, perché praticamente oggi lo proviamo, abbiamo messo il green screen, che come vedete abbiamo un attimo da regolarlo perché ci, insomma, ancora c'è da fare le accortezze con le luci e tutto il resto. Il microfono, uno compra il microfono, la webcam, tutte le luci, la cosina, la capsulina per streamare, tutte le cazzate, si accende il wifi e non va una sega. Benissimo, ottimo. Chiamo il centro team. No, ma c'è un problema di allineamento. No, adesso te lo resettiamo, eccetera. Insomma, alla fine, dopo 40 minuti, vado al centro team. Non mi avevano attivato l'offerta. Benissimo. Siamo al top, ragazzi, al E ieri solito, veramente. praticamente dicendo, ma sei sicuro che effettivamente te l'abbiano attivata? Sì, Sì, invece. ora lo levo, lo sfo. Insalata russa. Ma che nome avete su Twitch? È pazzesco, ragazzi. È tutto diverso qua. È tutto un mondo nuovo. Molto bello. Comunque, mi ha aiutato un sacco Francesco per tutto. Cioè, praticamente io non ho fatto una sega. Anche perché non so buono a niente. E anche per quello che non ho mai fatto live su Twitch o su YouTube. Perché non so buono a un Beh, sei cazzo. passato da catapecchia al live con green screen in Tra 24 ore, tipo. l'altro, sì, ma non cazzato. E quindi è andata così. Sì, Comunque, comunque hai da ragazzi. settare meglio un po' tutto, però di base ci siamo, dai. La base c'è. Comunque, insieme a me c'è Alessandro Belli, Nastor e Michele Papucci che commenteranno Ah, è insieme a vero? noi, vero? Sì, assolutamente. Ma Ma vai venite, a posto. venite vicini, dai. Stavo buttando, sta per Tra vomitare. l'altro, abbiamo deciso di fare un po' gli youtuber trash. E a ogni morte su Klonoa, Door to Phantomville, il primo titolo. Comunque ti converrebbe tipo chiudere. Chiudo Twitch. Chiudi, no, chiudi tutto, tanto voglio dire c'è qua la chat e Ah, cioè è tutto. vero, ci sei te, ok. Comunque il rosso mi ingrassa. Beh, Il cambiamo rosso. subito, passiamo direttamente alla visuale La sgrudola, guerra. la visuale 2 che però non mi ha cacato, eccola qui. Ah. Ovviamente abbiamo la vecchia, il primo player, diciamo, di PlayStation, la prima schermata così dove si poteva addirittura ascoltare la musica e gestire la memory card. Tra le altre cose, moltissimi stanno cercando le PS1 perché è uno dei migliori lettori CD audio che siano mai stati fatti, e d'altronde è Sony, e quindi ancora viene cercata non solo per giocare ma anche per estrarre l'impianto audio che c'è dentro. Tra Quindi. l'altro, curiosità, io c'ho proprio la serie 1 delle PlayStation che la riconosci dal pirulicchio da dove metti il CD. Ok. Dove si Su incastra? tutte quelle successive è nero il pirulicchio, cioè la base sotto il pirulicchio di plastica. Io Ok. c'ho quella cromata in metallo, che è della caratteristica della prima serie. Ok, buono, bello, la Solo che gli ho salute. fatto la modifica, quindi non vale più un cazzo. Ah, oh, benissimo. Ottimo così. Intanto, ragazzi, ditemi se si sente bene, vedete bene. Ora metterò il gioco, quindi ditemi se, insomma, ci sarà altro il Insomma, volume tipo, della ora musica. somministrerò il gioco, cioè, come l'hai detto, tipo. Sì, no, perché sennò la gente fa: "Dì, mannaggia, ti senti un cazzo!" E quindi io ho bisogno di sapere se si sente davvero qualcosa. No, tra l'altro, guardate bellina il cursorino dello sgrudolo. Cursorino. Allora, mettiamo Clonoa, un attimo per capire come funziona. Ah, che meraviglia questo suono! Benissimo. Manca tutto connesso. No, è sminchiato tutto. No, non ho sminchiato niente. No, che fai? Perché chiudi? Con molta calma, Addio. quindi sei Bella però abbastanza. questa zoomata con questa con la bimba con le Ragazza. palle. La bimba con le palle. Addio. Abbassa il volume del gioco. Innanzitutto, Roll Mad, ti calmi perché ti ammazzo. Un attimo, dammi tempo, te. Audio alle stelle. Allora, Audio a tutorial. uno ha scritto audio a 200. Sarà di Livorno. Comunque, Addio. date un attimino per Aspetta, ripristinare. Mario, Cioè, ma stiamo. ci rientra l'audio anche dal microfono? Sì, rientra l'audio al microfono, quindi Sì, bisogna. infatti ti conveniva giocare con le cuffie, però. Allora. Io le cuffie ancora non ce l'ho quelle. Vabbè, se no si gioca senza audio, vabbè, Consolari. sono al top. Consolari se shinkasta, ed è che un ciovaini per pigliarla da 100 euro. Quando ce l'ho la piglio. Allora. Io sono multi, non consolaro. Allora. Cosa vuoi? La spuma? No, Qui. oltre Abbassiamo da il volume. te, Allora abbassiamo il c'è uno che volume ha scritto del siete online e tu e la nappi, ma si sta qui. La gioco. Anche nappi. perché la Nappi, se sperate faccia vedere la topa, ragazzi, è il casino. Viene andare direttamente a vedere un porno. Ah, poi sono molto scadenti il porno della nappi, cioè. Attenzione. Ma è vero, Quelli di cioè. porno della Ma Nappi? sì. Live di inaugurazione del canale Twitch, la nappi a top aperta.
Sempre troppo alto, madonna. Aspetta, ragazzi. Ora è in pausa, mi fa essere alto. Aspetta, aspetta. Dite se va bene così. Teoricamente dovrebbe andare. Fate sapere. Però così sta per premi. Interagisci. Ok, ragazzi, ditemi se si sente. Ce lo fa una botta. Comunque, ogni morte su Clonoa, su cui sono abbastanza bravino, una sorsata di limoncello. Quindi sappiatelo. Cioè, uno ha detto, io posso mi suiciderei ogni 2 secondi. Ma perché? È per me, ha diritto. Ah, ok, ci ok. Fai apposta, no? Beh, pezzo, no, però non c'è la sfida, cioè lo facciamo anche noi stasera, però non ci sarebbe sfida. Allora, new game, un attimo per capire. Oh, se mi dite ancora troppo alto, vi vengo a casa e vi metto la fava in testa. Ancora un po' forza. Ancora un po' forza, madonna, però se sei sensibili, ragazzi. No, vabbè, il live è così, facciamo prima, aspetta. Ah, bimbi, non rompete il cazzo, abbassate voi. No, ma non mi sentono manco me, no, Ale. Ok, dite adesso se va bene, teoricamente. Ora dovrebbe andare bene. Sì, poliradio deve stare tranquillo. Voglio la tua fava in testa. Sì, come quello della team. Ah già, qui non ci sarà il salvataggio, vabbè, lo fa a diritto, vedrai. No, se no fai il quick save. Ah, vuoi fare una speedrun? Quick save, infatti. Autoconclusiva. Dario. No, Dario no, mi fa cad, dai, su. Fava. Mettici alfa. Alfa. Coppone. Scritto grossissimo. Coppone è il nome di questa nostra avventura. No, ma non le voglio le opzioni. Sì, va bene. Clonoa, la trama, ragazzi, ce la godremo insieme. Start, via. Quittare tutto. Allora, ragazzi, questo è un gioco incredibile. Se praticamente è la storia di questa specie di felino con queste orecchie giganti con cui puoi planare, come vedete, ma leggermente. Comunque il potere, la cosa bella di Clonoa era che potevi utilizzare quest'anello che spara ste palle che entrano direttamente nel culo dei nemici e niente, li puoi tirare, ci puoi fare salti ancora più grossi, vedete, puoi fare così, glop, track, split, pronti. E fai un attimo di modifiche. Vedete, quell'ova lì sono pieni di segretini. Quindi te fai così, sgrunt, e lo apri e ti esce il diamantone. E vai avanti così a cazzo duro, proprio non te ne frega niente. Oh, questo è un altro tipo di nemico, ovvero l'elicante. Non so se si chiama così, ma mi piace questo nome. Che ti porta su comunque. Ecco, questo è invece il Kuznag. È un po' diverso, questo corre parecchio. Il Kuznag corre, l'elicante vola. Dovete tenervi a mente queste cose e diventerete dei grandi professionisti. Ecco il Glutnag. Ecco, ma già stempiato. Ecco, questi, con questi cuori recuperi la vita e quindi i cuori ci allontanano dal limoncello. Possiamo dire. Morire, no, qua sì. La sveglia invece a cosa serve? La sveglia ti aumenta il tempo, ma non serve una sera. Quali sono la sobrietà? Ecco lo sgrudolox. Ma l'ho distrutto stavolta. Ah, no, qui c'è il trucco della faena, aspetta. Vieni, vieni. Il trucco della faena. Sì, questo fai così, poi... E là. E poi fai così, capito? Ah, questi sono i collezionabili. Praticamente sono 6 prigionieri, diciamo così, che dovete recuperare in ogni livello. E sono nelle bolle oppure nascoste da altre parti. Qui fa un attimo di sì. Ale, e chiudi un attimo. Aspetta. E no. Vabbè, avevo voluto perdere per forza. Ah, belli questi. Questi sono gli Sfrozzolog. Sono difficili da prendere, ma quando li prendi danno. E là! Danno soddisfazione. Danno soddisfazione. Chi l'ha fatto, Clone? Oh, la Namco. Ah. È comparso scritto grande all'inizio. Sì, sì. Ma Ale stava pensando alle patatine. Quando sì, mangia, non c'è nemmeno la topa. Cioè, solo il cibo. Sempre a fare collezionista, ragazzi, ma cioè nei platform i collezionabili sono proprio alla base. Ma hai detto la storia, ce la godremo insieme. No, ma infatti ero sarcastico a bestia e se ne frega, adesso la vanno a leggere su Wikipedia, un giorno di 40 anni fa, cioè avete rotto gli occhi. Comunque andiamo avanti con tranquillità, adesso c'è un'altra porta. Beh, porte sono importanti. Porte sono importanti, un po' come le pareti di Fortnite. Allora, questi sono gli sgrofogni, mi pare. Sì, si chiamano così, ecco qua. Tra l'altro, Clonoa purtroppo è un gioco che non conoscono tutti, bisogna dire la verità. Ora mi ricordo quale questo BVB. Io ho giocato penso una sola volta a finire. No, questi sono un cazzo. Peccato, questo è bello davvero. No, dico, l'ho giocato, mi è piaciuto. Io lo conobbi con una demo del PlayStation Magazine, mi ricordo. Ah, boh, senti l'ad. Non mi ricordo se era questa la strada giusta o quella di giù. Comunque io intanto vado avanti, semmai torno indietro. Ma è vero, prima davano le demo, le riviste davano le demo, pure c'erano i dischi proprio da Playmobil. Sì, quelli lì. Ora invece ti attacchi di morto un po' al cazzo, però. Ah, lontanamento dal limoncello. Abbastanza, ragazzi. Mi sa che il limoncello per ora niente. Vabbè,
Forse era meglio giocare a Crash o a Celeste per imbrearsi su. Vabbè, Celeste dei cometi dico dopo un minuto. No, invece andava bene questa strada come Bibo. Perché c'era uno spazio di un bel Crash Team Racing con due controller. Ma tu devi fare sempre il competitivo. Io voglio già un attimo single player, così da solo. Voglio mettermi la prova. Da solo, bisogna darsi mazzata. No, sì, poi quelle esclusivacce che giochi te per il PC, ci penso nemmeno. Ma l'esclusiva non esiste, il PC può far andare tutto. Ah, vabbè, sì, è vero, però adesso. Ma vado fuori. Sì, sì, penso di sì. Con un emulatorino. Hanno fatto andare Zelda, vedrai che prima o poi faranno andare anche God of War. Hanno fatto andare Zelda e fatto visualizzare in una maniera civile, ecco. Ho capito, però mi è stato inventato da. È stato inventato dalla Nintendo. Non è giusto, scusa, craccare il gioco così. Fate un. Vabbè, razza inferiore, le levi alla Master Race. Ma vaffanculo, vai. Tra i commenti qui manca Jason Bourne. Ma mi sa che Jason Bourne è solo YouTube, anche per questo le volevo fare su YouTube, perché Jason Bourne lo possiamo ottenere solo lì. È esclusiva. Via l'auricolare. Ah, questa è una citazione a. Via l'auricolare, via la voce. Bocca attaccata al microfono. Madonna, che giocone Zelda e poi su Switch non è così brutto graficamente. No, peccato te lo puoi portare dietro. Portatelo dietro. Vabbè, portate, dici te, da 2000 euro, però capito. Sempre bello. Oh, finito il primo livello, ragazzi. Questo dai. Però una gozzata di limoncello, magari si può dare. Io direi una gozzatina anche a fine livello. Sì. Così per completare, dare l'handicap al gioco. Va bene, vai. Però sulla pulizia etnica dei normaloidi a quanto? Guarda, Duck. Se lo dovete organizzare effettivamente. Dai. Ma proprio appassarselo sì. Come. No, fare così. Vabbè, io ci sto anche, però. Devo guidare. Ah, boh. Comunque abbiamo finito il primo livello con tutti i collezionabili. Tipo la pipa della pace. E bagniamolo sto gargarozzo. Oh, questo è bellissimo il livello. Poi c'è la musica incredibile. Questa è Garbannastro, Garbannastro. Questo mi pare ci si arriva dopo. Non ci si può arrivare ora. Perché purtroppo non puoi portare l'omino. Ma fammi capire, lo ricordi a memoria? Sì, sì, questo sì. Ogni singolo livello. Abbastanza, questo ci deve arrivare dopo, sì sì. Mi pare da qua sotto passi. Siamo partiti. Quanto tempo ci vuole per finirlo, no? Non lo so, però tanto lo finirò, quindi. No, che finisci tu, attacco io quando poi te lo speedrun. Sì, ho capito, ma sì. Potresti fare una speedrun con come tanto. Poi due giochi diversi. Che casino. Causa qualcosa e dai a fare. Attenzione, gli sbrocolits. Eccoli, sono ritornati gli sgrumboli. Aspetta. Ecco fatto. Fai così. Pronti. Qua c'è il primo collezionabile, credo. Eccolo lì, sì. Benissimo, ragazzi. Questo è veramente canto perché c'è un carrellino della miniera. E ricordiamoci che se in un videogioco compare un carrellino della miniera, anche Fortnite può diventare un bel gioco. Non so se c'è il carrellino, ma forse sì. Sì, c'è, dopo c'è, non ti preoccupare. No, a Fortnite dico. No, non c'è. No, lo devi creare te. Beh, la tua mamma però è puttana, ragazzi, l'hanno detto a me. Eccoci. No. Belliscio. Se manchi con lui non c'è più nemici da lanciare. Io direi ogni volta che manco un uovo una sorsata di limoncello. Aggiungiamo le regole, però è bello questa volta. Ok, andiamo. Ah, boh, avessi degli crinfoli, devono sempre dare noia. Aspetta. No, ho fatto l'alzatona, mi sa. Vabbè, mi perdo il cuore. Ci avviciniamo un po' di più al limoncello, mi sa. Ecco il carrellino fiero, guarda. Non li prendi mai. Non li prendo mai. Ah, vai, ci sto, ci sto. Così muori però poi dal limoncello. Lo so, No, pezzo di diamantino. Tre diamantini, sì. Ma perché sono numerati i diamanti? No, però è meglio prenderli per fare le vite. Bisogna farmarli. Qui c'era forse un segreto, ecco. Ma mi ricordavo qualcosa del genere. Forse dopo. Ogni volta che respiro un sorso di limoncello, ogni volta che fa un sorso di limoncello, un sorso di limoncello. Bella per cosa. Questa è bella. Andiamo per le estreme. Frozen, se no, fai venire uno dei bimbi a leggere commenti, così almeno si legge sempre. Perché io non riesco a leggerli tutti, se no. Se vuoi leggere una legge. Ah sì, se voglia, pensavo non avessi voglia. Andavo attivato come la scheda del. Madonna. Anche qua c'è. Deve lascia stare, guarda. Assistenza incredibile. Assistenza fuori da noi. Sì, semplicemente che finalmente streami decentemente. Grazie. Francesco mi ha aiutato parecchio, diciamo, in questa mia missione. Poi il bello è che ha comprato pure il dispositivo d'acquisizione, ma sta streamando comunque con l'emulatore della PlayStation. Tra l'altro, ma lo utilizzeremo, sì, quello può sempre servire. Anche sulla Switch funziona? Sì, sì. Anche su 3DS? Su ogni no, quello qualcuno no. Qualcuno di voi gioca, e io c'ho pure il coso per registrare la 3DS. Immaginavo. Comunque, qualcuno di voi gioca a Splatoon? Io gioco. Io al 2, però non compito.
ma tutti sulla difensiva, però non competitiva. No, vabbè, perché no, c'è da sbloccare tutte le armi. Perché siamo normi noi. La competitiva è l'altro. Non siamo un intendario. Io sono con l'intendario sparatissimo. No. Ma proprio di dei pesi. No, io te lo dicevo solo su Switch. Io te lo dicevo prima, Nintendo. Non si fa così. Io rientro qua perché voglio prendere uno di questi mostrini per prendere il logo. Perché mi pare non ci fosse una sega dentro, però per fare il cool kid. Rank non me lo ricordo, però ho giocato diverse volte sul Discord. Super Mario, che se ci sa anche il suo canale. Ecco, sono un cretino incredibile. Ok. Ce lo devi sparare? Sì. Ah vabbè, c'è altri diamantini del cazzo. Pace. Ma che ci fa il buon Frost qui? Mi ha aiutato a fare quello che state vedendo adesso, ragazzi, cioè a streamare in una qualità decente. Però ripeto, potrebbe farlo meglio perché abbiamo fatto un po', diciamo così, anche perché Dario sta ancora aspettando qualcosina, la webcam non è quella definitiva. Esatto. Potrebbe farsi interfacciare. I nemici culo, guarda i nemici culo belli. Wow, adesso, eccoli, questi sono belli per davvero. Comunque sì, ragazzi, insomma, quando arriverà tutto, a parte quello che ci si arriva in un'altra maniera. Quando arriva tutto sarà una cosa bombissima, penso. Perché se ne deve arrivare sempre. Attenzione, un cuore. Attenzione per la webcam e poi. E ragazzi, qui c'è la tensione, eh. Madonna! Oh, no! Attenzione! Oh! Ma fai io? Non chiappettare, non lo so. Sta bene, eh? Ma. Forse cambierei un po' quello sfondo dietro di voi con qualcos'altro. Vabbè, ce lo segniamo un attimo. Ma lo sfondo è quello, raga. No, mettiamoci. È lui che ha scelto st'immagine mettendo. Cos'è Grey? Cos'è che hai scritto? Take your art. Vabbè, ma te ci hai mai giocato a persone. Davvero? No, Grey per cercare lo sfondo grigio, non quello di prima. Ah, Grey cool qualcosa. Massimo. Cool Grey, sì. Cool Grey qualcosa. Come mai ci ha messo il cool Grey? Mi garbava, allora, perché mi ricordava la vecchia PlayStation, ragazzi. Ah, un po' di granitica, via. Vabbè, mi ammazzano sicuro me la morte. È morto. Le passare in testa? No. Morta. Tro, ma ti ci attaccate. Non lo so, attaccati proprio. Così a bere. Tutti bacilli. Esatto. Cosa c'è scritto? Grey cool. Grey cool. Darkus forma, stasera. Chi è Darkus? Speriamo così alla buona diventare una cosa seria. Guarda, in base a quanto ha speso Dario, penso che voglia fare una cosa seria. Quindi. Sì. Poi vabbè, domani vendo tutto, sicuro. Però, no, però speriamo di no. Sto giocando veramente a cazzo. Poi comunque il limoncello, ragazzi, ve lo dico, qualcosa. Poi se sei a stem, sai, a me mi ci vale una bottiglia. A stem, mi reggo po'. Ah, vedi, ecco, la vita ho preso. Perfetto, questo era l'effetto sonoro della vita. Degli acuti impressionanti. Credo che abbiano sentito. Ma non eri a Stemio? Sì, a Pandoiano su Stemio. Poi quando esco dai confini posso bere. È limitata la cosa, via. Comunque si fa per ridere, limoncello analcolico, quello sai di bimbi con alla fragola, lo spumante, quello finto. Insomma, comunque i commenti stanno prendendo bene, eh. Sì, c'è della gente. Oh, 204 persone. Più va avanti sta live più può diventare a luci rosse. No, ragazzi, al massimo di ciuccio il cazzo al belli, ma per ridere, per fare una risata, per fare un attimo. Anzi, scherza, eh. Sì, si fa per ridere, eh. Anche, tra l'altro Francesco ieri mi ha portato Arknight, siamo divertiti insieme, poi posteremo le foto su Facebook. Eh sì. No, le mettiamo su Snapchat, tipo. Facciamo la storia. Qui c'è. Madonna, io non uso le storie. C'è il primo boss. È il boss? C'è un boss, ma non è lui, è l'ultimo boss. Devi fare un po' di questi video, devi prendere nemici e tirarli nel groppone. Nel groppone. E poi inizia a luzzolare. Ma c'ha un testicolo? No, no, è un pungiglione fatto a sgrotto. Bello comunque il design. Tra qualche sorso ci troviamo Frausk in pecorina al bondario. Visto? Sei già definito il seme Luke, bene. Il seme Luke. Ah, qui fa lo scronfolo, mi ricordo, infatti. Ah, scronfolo arcobaleno. Sì, è la mossa sua. È naturalizzato o sbaglio? Cosa? Il boss. Dì, è un po' briao, ha bevuto il limoncello anche lui. No, disallineamento. Ah, disallineato, siccome come il ruterino. Attenzione, qui fa il terremotone, eh. Eccoci. Ecco, preso un pieno proprio. A ogni hit un limoncello, ragazzi. Facciamo a Silent Hill alla massima difficoltà come proponeva Nastor. Quello è un po' più casino. Lì veramente no, puoi andare. No, speedrun però. Lì veramente puoi andare. È rape. Sono i 5 ozi di Otobi. Questo boss è uguale al primo boss di Operazione Papero con Donald Duck, il gallone. Se sta dicendo. Gallone. Questo è pastella alla birra, si chiama. Seme uke e se...
Uke Seme Cheat. Boh. Singhiozzi di Yotobi. No, Rino, Seme Uke, Uke Seme. Ah, ok, ok. Dov'è Froze? È qua, è un po' venire. Di fianco, non può apparire dietro, perché la cam sta di là. È timido Francesco. Vediamo se mi si vede un po'. Un pochino. Su, mezzo. Si vede solo un po' di occhiale. È un po' più là, fangula. Come fangula? Ci sta. Oh, oh, così c'è pure il microfono davanti. Vai, ricominciamo. Davide, che tritico. Questo cos'è? Ghost in Goblin? Ma l'ho presi tutti, sì. L'omini. Sì, in culo. Oh, ma l'ho presi tutti, l'omini, ragazzi. 3, 6. Non l'hai presi tutti, limoncello. No, l'ho preso, l'ho preso. Un limoncello per ogni nemico mancato. Sì, vabbè, ragazzi, poi era una fava di... Lo dicevo. Ah, questo è bello, però è un mondo abbastanza complicato perché ci sono tanti sgruffolini che appaiono, eh. Bisogna stare attenti, eh. Là, guardiamo Antone. Ah, questi sono, li puoi prendere solo quando fanno capolino col testino. Presi. Vedi? Fieri. Attenzione. Ah, lui tira le, lui tira le palle, poi ragazzi. Fai... Aspetta. Tira le palle. Come Tenzo. Sono uomini, si tira le palle. Aspetta. No, esce tipo un raggio dal suo anello. Il suo anello. Guarda. No, non lo devi prendere, Ah, cioè è vero, però. Vabbè, da ora facciamo senza cuori, dai. Non lo devi prendere. Tanto ce la fai, sei pro gamer. Sì, sicuramente. No, platform diciamo che me la cavicchio, però niente di... Devi giocare a Duck Game. A cosa? Duck Game, ah. Gioco di... che mi ha fatto vedere prima. Ok, qui bisogna stare attenti perché è pieno di bue. Sembra essere a Roma, bisogna stare veramente attenti. Dissing contro i Roma. No, vabbè, si fa per ride. Le foglioline. O comunque nei platform anni 90, se Dio buono, non ci sono le piattaforme a foglie e volano, niente, va bene. Cestinato, tutto da rifare. Certo, da rifare per il vero. E anche i carrellini delle miniere è pieno, ragazzi, comunque nei giochi PS1. O comunque anni 90 in generale. Bravo. Fortnite ci sono. Le foglie, le... Aio. No. Non è Super Mario se ci sei anche sopra di Mario. Ancora, ho capito. No, ti ricordai. Ok, ha finito, eh. Chiedono se hai stabilito i giorni in cui streami. Sì. Ieri. Cioè, mi hanno chiesto quello, io ho risposto. Sappi però... che lunedì ci sono io, martedì c'è Giulia. Quando? Il lunedì ci sono io, fisso, e il martedì c'è Giulia. Farò mercoledì, cosa devo dire? C'è sabato. Okay. C'è sabato. Eh sì, è come ragazzi, che... Vabbè, ma che non mi fare il nerd per forza, cioè... Ah! Ecco, non appare più nessun nemico. Oh, dai, vieni qui. C'era il collezionabile. Madonna, ragazzi. Come sei bravo. Hai visto? Adesso si gioca a Crash. Eccoci. Hai portato merda, hai visto, Francesco? Sì. Morto subito. Ha detto uno fa, se hai mai giocato a un platform a tema Scooby-Doo? Mi pare di no. Ma perché? No, più che altro sono belli. Cioè... Però molto probabilmente sì. Mamma mia! E ora inizia a diventare già più complicatine le cose. La gente dice, vabbè, potete fare orari diversi, vabbè, però uno streama più volentieri la sera dopo cena. Non è detto, non tutti, sai. Davvero? Sì. Per esempio, bisogna fare un po' di doppio. Vabbè, però sono cretino da morte. In genere quando streamo io faccio 9:30, 1:30 circa. Minchia. 9:30, 1:30? Sì. Di sera? Sì. Ramone. Dai cazzo. Oh forza. Si va avanti o no? Comunque fai ah, un colpo e muori. Sì ho visto. E infatti dicono Kari streamava alle 14. Quante ore pensi di streamare all'altro? Ma io non so quanto mi va, ragazzi. Vado forse un paio d'ore. Comunque Tropical Freeze potremmo fare, sì, non lo prendere. Perché no? Ah, il cuore. No. Pensavo Tropical Freeze. No, Tropical Freeze è ganso anche da giocare in tanti. Anche più difficile in... Io l'ho comprato oggi. Il Tropical Freeze, ragazzi, si può fare. Ora si finisce Clonoa, poi si vede. Tropical Freeze in cooperativa è un border. Almeno provi l'HD60. Soprattutto, sì. Ma io voglio quello che ruota. Aspetta, cercherò di prenderlo. Uff. Aspetta, bisogna avere la mira proprio di cagazzo per prendere questo. Ok. Eccoci. Vabbè, contate la 30 vita. Vabbè, mezzo un quartino. Quartino. Deve avere il quartino, so. Dai, vieni. Aspetta, bisogna fare così.
Infatti bisogna fare così. Un attimo di calma, con rispetto, faccio tutto. Queste collettive alle palle. Oh, la chiavena. Comunque, ragazzi, veramente un piacere di giocarci dopo tanti anni, veramente. Cioè, in realtà ci ho giocato gli highlight. Sbaglio, si sente odore di piscio qua. Come? Sbaglio, si sente odore di piscio, non lo so, ogni tanto lo sento. Ma mi sa che qui si è pisciato qualcuno addosso. Sì, io sono andato a No, bimbi, Pokémon no, basta, mi sono rotto le palle. Di stream un po' su stream a Pokero. Stream a Dio Bono anche... Pokero. Gesù. Ah, qui c'è un segretino. Vai là. Ha detto... Ecco, ma le... Le sottoscrizioni su Twitch è cosa... Cioè, cos'è che ti cambiano rispetto a un account free? Ti danno delle emoticon. Ti danno delle emoticon, c'è la priorità di chat se lo streamer lo sceglie. Non hai la pubblicità, non ti partono le pubblicità. Ah già, tra l'altro io ho messo tutte le notifichine belline per le donazioni, per l'iscrizione. Ho fatto proprio tutto. Eccoci. Uffa. Francesco, però poi devo leggere per forza la chat, quindi aspetta. A proposito di quello, no, qualcuno si ricorda in che capitolo di SSX o titolo simile di Snowboard faceva da cameo? Ci giocavo da un amico, te, non lo so. Però sicuramente un gioco non ha. Su... Stream a Fortnite, no, bimbi. Mi sa che era il primo... No, mi sa che era in Cool Borders. Non sono sicuro, ma dovrebbe essere... Non cool sta Borders. La roba per donare, però, dicono. No, perché non ti possono fare ancora la subscription, perché non hai... Non sei partner. Ah, ancora. Ok, ok. Ma l'ha bevuto. Per donare tu non hai messo la casellina, quindi... Non... Che casellina? E sotto su Twitch fai la casellina e dona qua e... Ah, boh, non so. Dato che abbiamo perso tempo ad aggrare quello della team. Dai, fai una vista che dona. Ah, perché c'è uno mi sa che voleva donare, ma lui si può mettere in diretta la casellina? Beh, non devi tenere lì e ti la sogno. infatti uno ha detto, guarda, c'ho lì il portafoglio dei miei crude. Sì, ragazzi, madonna. Qui comincia già ad essere complicato, eh? Ma è giusto, sì. Ma vedi, c'è la curva di difficoltà. Ha detto uno si la può mettere anche in diretta. Ah, mettiamola, dai, Francesco. Qualcuno vuole donare, poi... Ti pausa. Appena c'è un momento più... Vai. Quindi, io bimbi più per... Intanto devo dare un'altra sezione. Ogni donazione, perché... una pupatina. No, no, sì, mi fanno ubriare. Insomma, un furbi, Cioè, un furbi, che ha comando e ti do da mangiare, ti do da bere. Cioè, dei ragazzi... Tanto festa già questi di pomodoro prezzemolo e grudolo. Sono un po' stupido. Pomodoro prezzemolo e grudolo, io voglio. Sì, questo. Tipo la pizza. No, buono. 1936, guarda che sono buonissime. Ma adesso siamo sempre in diretta. Sì. Ma quelle indica l'anno in cui sono state imbustate. Sì, che secondo me. No, sono quelle di prima, sono quelle al pollo. Ale. Con quella al pollo. No, con pomodoro. Ah, prezzemolo e pollo. Boh, io non le riomplerei. Si è capito che mandate Dario a cantare e poi a dormire. Per essere dalla PS1 sto gioco ha dei buoni geodata, dai. Boh, vabbè, termine tecnico per far figo. Oh, bimbi, so cosa vuol dire geodata. Geodata, amico di ogni bambino, geodata. Ma quando c'hai 6 anni e ti arriva la PS1 si racconta geodata. Dovrebbe essere qualcosa tipo Germa. Sulle parti del gioco. Titolo di qua. Guardate il maestro all'opera com'è concentrato. No, datemi i soldi, no, Bibi. Caccia soldi. Dai. Qui potete darmi i soldi. No. Allora, domani Dalli Merlo video. Dario Moccia che ha dei soldi. Quando in realtà lo spirito oscuro è Frost che... Massimo esperto di rubare vaini. Dai, mamma mia, veramente. Ok, se refresciate la pagina della live, vabbè, se siete da telefono, semplicemente chiudete la live e riapritela. Altrimenti su PC F5 riavviate. Se cliccate sui dollari sotto, potete dare il cash a Dario Moccia. Un bannerino zombie. Va bene, è andata così. Ormai Francesco ha fatto il buon tempone. Guardate la concentrazione, fiero. Vai, posto. Vai, paniccia. Hai fatto rifiorire. Sì. Oh, guardate, belli geodate, ragazzi. Sono incredibili. Si può fare la sub col Prime? No, perché non è ancora partner, Dario.
cioè lo ero, ma poi dopo quello sei anni di attività, cioè. Capito? Ma loro non lo sanno, Francesco. Sì, cioè. Lo so, ti sto prendendo per il culo. Scusa. Ha detto uno, se ti dono 10 euro mi chiami in diretta, io lo chiamerei. Ma ah, perché lo devi? Ma cioè, ma non col mio numero, ragazzi. Si... dovresti attivare una sim, tipo. Dario Dario Moccia call center. Dario, sono fumetteria. Fermo un attimo. Voglio vedere se c'è. Se le abbiamo messe qua la box. Capace che poi qualcuno dona ed è costretto a mangiarsi il cazzo un attimo. No, si vede la box, no? Sì, sì, però come la tenere qua, nel senso che se succede qualcosa, almeno lo vedi. Ok. Ci dovrebbe essere anche il suono comunque. Eh sì. Sì, però il nome non riesce a vederlo. Una scritta pronto. Prima si parlava di Clonoa. Dario Moccia, nuovo membro degli Old Gen. Che ne dite? Non so chi sono, però. Grazie. Ma chi sono? Te io, lo sai. Io sapevo quello sul server io sono. Ah, ok. Ma io non so nulla di videogiochi, ragazzi. Cioè, andate a vedere il loro spettacolo, ma io non sono una sega, cioè, quindi no. Ma chi sono questi? Sono loro quattro. E fanno, ah già, è vero, lo spettacolo si chiama Old Gen. Vabbè, sì. Vogliamo andare su Meta 3D, che crossover? Già un inglese? Qui siamo in Italia. Siamo, è in inglese? No, vabbè, ci stigniamo, ti ragazzi. Ti posso in italiano, se non basta, Giorgio. Cioè, no soldi, no italiano, no soldi. No gay, no uomini, no tra... No, comunque davvero ho saltato un omino, mi sa, ragazzi. Sì, c'era l'uomo pure che l'hai saltato di pari passo, così. Non è la perfect run, ragazzi. No, non è capito. Allora, qui bisogna stare attenti, ci sono ma questi scorpioni. Hai detto la miniera? No, sono uscito. Questi lì sono scorpioni tremendi che ti tirano le palle dal culo. Sono scorpioni tremendi. Sì, che ti tirano proprio le palline dal culo. Qui c'era il coso, mi pare. Non mi ricordavo male, allora, scusi. Qui c'è l'effetto, c'è un geodata bellissimo sulla cascata. Vediamo, ha fatto la sua. Quasi veramente se ne. Frasi, hai provato Beat Saber. No, Beat Saber l'ho comprato, ma non l'ho ancora provato. Anche perché è carino, perché ci puoi fare la cosa di inserirti nel gioco, solo che a configurarlo è veramente un casino. Però lo porterò sul canale. Lo porterà, ragazzi. Guardate di questo. Dario, te ne portare, sembra che non vadano molto d'accordo. Ma no, purtroppo no, ragazzi. C'è proprio. Attenzione. Perché? Perché portare è sbagliatissimo per quanto riguarda roba astratta, diciamo. È consigliato con roba proprio fisica, tipo porto la valigia, ti porto un vaso. Quando uno dice porto un po' d'amore in questa casa dove non pensi mai a nessuno, ti porto stronzo. Attenzione! Madonna, aspetta, fa così, toc. Bene, stronzo, vado giù di lì. Ah, volle. No, non posso citare zero. Un arco di disallineamento. Io volevo dire una cosa. No, va bene. No, sono un cretino. La mia fissazione di cercare segreti nei giochini. Vabbè. I giochini. Madonna, a ogni sorta è sempre più cattivo. No, tranquillo. Madonna, hai detto cattivo. Mi sento proprio la vampata di limoncello. Guarda. Attenzione. Attenzione. Signore. Ma io non ho hai mai ucciso detto... tipo le orecchie di tutti quanti. Addio. Allora sì, se doni 10 euro ti do il numero del belli, vai. Va bene. Ha detto posso avere il numero di un tuo amico. Se doni 10 euro. Il mio. Il tuo? Vai, va bene, ti do quello di naso. Ma sai chi ti chiama? Chi ti capita? Non c'è telefono. Sì, dai, allora. La sei da tutta la vita in realtà. No, qualche arco. Ah, ok. Ma questo è un colpo di scena, eh. Colpo di scena. Siamo attenti a non sgusciare. Ma perché non è il telefono, perché... seriamente? Perché è anticapitalista. No, perché... è vero? No. Per la noia. Perché? No, non ho capito. Seriamente. Perché non lavorando i contatti che devo avere li tengo tramite Skype. Mi pare giusto. Ma dare un account di Skype fasullo no. Cioè, invece di dare il numero di un amico, do l'account fasullo. No, vero. Io darei il numero di telefono di Mumolo. No, sì, sì, poi debbo anche assino, assurdo. No, non so. Che bello, limoncello trasparente. Sono veramente incredibile, no?
questi geodata sono meravigliosi. Ah, che te lo, te lo puoi trasportare, guarda, in realtà, perché se c'è tipo un attimo lo geodata scosceso, te ti puoi portare il nemico. Ecco, vabbè, non ho capito, ah, non sono morto, non mi hanno schiacciato, però. Donato, ma ragazzi, ma non... cioè, non, non è arrivato nulla. Metti pausa. Sì. Vai. Col dollaro ancora aperto. Poi l'articolo dell'Iran War, della guerra in Iran. Bello il pelato di stream. Dario, porterai... Beh, effettivamente donato. È vero. Donation revenue, porterai. Vediamo chi ti ha donato nel frattempo. Porterai poi... Cosa di Mauro? Un euro per finanziare la figure di Makoto. Ah, ok. Beh, ah, cota di Mauro, grande, che mi ha consigliato di comprare la figure di Persona 5, appunto, di Makoto, che esce fra un po'. Ma me la comprerò mai. 200 euro. Boia. Ma poi solo Makoto. No, è sulla moto enorme, ossia. Ah, Johanna! Persona! Però te non è apparso niente. Uno ha chiesto se questa live verrà caricata anche su YouTube. No. No? Verrà caricata su Dailymotion. Bello. Su Dailymotion. Persona! C'è qualcosa allora che non va. Un attimo. Stiamo lavorando per voi, ragazzi. Ciao per voi. Cota di Mauro, ti conosco su Inquisition. Si creano anche dei rapporti così personali. Vabbè, è una bella community alla fine. Si interlacciano varie storie. Nascono bambini. Vai, proceda. Grazie. Comunque, ragazzi, è così. D'altra parte, è così. E là sotto? Non ricordo più. Beh, ora troverò di sicuro il modo per arrivarci da fuori. Infatti, eccolo lì. È bellissimo veramente rivedere tutti sti poligononi maledetti, schifosi. No, sono geodata. Ah, geodata. C'è la tasca che va in contrario? No, no, è il From, è il Grofolo quello. Però ho saltato un omino prima, poi, che rottura di oglio. Attenzione. Qualcuno si è iscritto, grazie Narsus One. Ho messo questa grafichina con Crash che corre, perché mi seguite, giustamente c'è Crash che corre. Funziona, mi segue, sì. Sì, ora funziona. Persona! Borda! VIP Fire 99, grandi. In maniera tale che riusciamo a vederli meglio senza che fai se il vecchio. Eh sì, se no ci vuole il binocolo. Persona! Cannocchiato. Sbrugu. Ninja is God. Vabbè, è molto chiarificatrice questa frase. Attenzione, perché sono regni, no? C'è il regno dell'acqua, del fuoco. Persona! Shinzo TV. Beh, la carta di Yu-Gi-Oh! Era Shinzo, quello con la maschera a forma... Sì, ma sono i follow, sono i follow perché i subs non può averli ancora. Persona! Mi sa che devi cambiare suono. No, mi piace invece sentire. Ogni volta che lo sento godo in qualche maniera. Quindi va benissimo così. Bellissimo, vedi questo mare geodatato in questa maniera pazzesca. Persona! Geodatato nel senso che è vecchio. Eh sì, è vero, sì, una cosa di... Attenzione. Ora fra un po' mi sa che c'è il delfino. Mi ricordo che sto sapendo del delfino. Persona! Però... Esatto, che è albero, albero di aspetta, Natale. Fermo, fermo. Anzi, la ti vuole andare. Fermo lì, fermo lì. Tira. Vai, uno. Da qui a tirare fuori le ha scritto una tesi. Persona! Dario, ne approfitto fermo per lì, farti... Fermo lì. Scus. Sì, scherzando. Era, volevo leggere questo commento perché è bellino di pentola a pressione. È bellissimo pentola a pressione come nick. Ok, save settings. Dario, ne approfitto per farti complimentoni per come si è evoluta la tua carriera su YouTube fino alle interviste, le collaborazioni, i viaggi organizzati. Seguo da anni e mi hai in un certo senso aiutato agli inizi a scoprire moltissima roba. Props to you. E anche per Froze potrei fare lo stesso sermone. Grazie mille. No, non lo faccio. Potrei, ma evito perché... Ti voglio bene anch'io, guarda. Ma dopo Geodata ci parlerai pure delle hitbox. Dario e Frozy live insieme. Eh beh, sì, è abbastanza evidente. Come c'è quello zombie che cammina? È quello di default. Vabbè, dai, quello. Persona! Qui nel frattempo persona. No, abbiamo abbassato il. Ok, ora dovrebbe essere meglio. Sì, ma chi c'ha la fava più grossa? Froze, Merino o Sabaku? Froze. Cioè, quello di infinito. Simbolo dell'infinito.
Grazie, Cab Vac. È la fava dell'infinito. La fava dell'infinito. Addio, mi hai messo il pugno davanti e mi sono anche le palle distra- muore mezzo universo. Ah, poi a me Thanos, c'hai cioè le palle dell'infinito. Dead by fava. Benissimo. No, solo per sapere, Francesco, niente di partire. Si fa per scherzare sempre. Eccoci, ragazzi. Mi sa che c'è il delfino ora. Spoiler. No. Devo rispondere un attimo al telefono. Vai, vai. Vieni, intanto, vai. Vieni, vieni accanto. Vai, sì, almeno viene il Papucci, vieni. Ci si vede un po' di più. Il Balbar. Vieni, vieni. Ciao, Buttino56 sei iscritto. Sì, sì, non ti preoccupare, Fra. Tanto per ora. Poi devo imparare anche un po' anch'io, perché sennò poi è casino. Quando, non è che ti posso affittare per tutta la vita. No, ma te ci leggi la zumba. Sì, sì. Non c'è un cazzo. Ma vai tannocchiato dall'ottica. Tira fuori il chip. Io intanto sì, ti leggo con me. Folclorista si è iscritto. Grazie ragazzi a tutti i subscribe, anche perché faremo tantissime nuove live insieme. No, porca puttana. Tachyon GP, massimo esperto. Leggi i commenti, te, Alex. Ciao Dario, che emozione vederti online. Zio millenario 63. Grande. I geodata sono quelli con cui si digievolvono i Digimon. I? Uno fa. I geodata. Quante gente c'è, Dario? Quattro. Siamo 5 in totale. Aiosi. Cosa vuol dire? Attenzione, questo può essere blastato. Ti prego, meno YouTube, Dario, non serve qui. Cosa vuol dire? Cosa? Lolle. Ha detto, ti prego, meno YouTube, Dario, non serve qui. Cosa vuol dire meno YouTube? Non lo so. Beh, dice l'azzata. Frose che è stato soprannominato Proboscide. Perché? No, perché c'ha la palla all'infinito. Che Proboscide. Ah, ok, sì, sì, sì. Ma... non capisco cosa vuol dire meno YouTube. Spiegati meglio, lolle, che vogliamo capire un attimo. Cucinerete la scena in live, no? Sì, 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 assolutamente. No, in realtà sarebbe bellino ordinare delle pizze, sia cattivi proprio. Boh, dici, si va a dritto. E poi si fa anche con le pizze nella live. Boh. Sì, sì, dai, si dà la mancia. Si parte fake delivery. Si tira fuori. Nel senso. No, cioè per capire. No, ma poi cos'è la faccia di questo lì? Scusa. Su tutte le emoticon di Twitch. Ma chi è quello lì? Ah, boh, adesso è in casino. Devo andare tranquillo. Perché qua. E non hanno ancora iniziato la risposta. Nel senso, come ha fatto. Faremo tante live insieme. Ma era una battuta del cazzo. Ah, ok. Grande Lole, ti abbracciamo fortissimo. Se vieni, ti si fa venire in live. Pizza, pera e mascarpone. Buona. E dopo. Chi è il nemico di Bumolo? Proboscide. Sì, sì, sì. Ah, non lo sapevo. Lo sapevi? Famoso. Aio, fatto male. Frozen oggi prende ma pizza margherita. Ma ora si ride e si scherza. Ma te non sei più morto? Perché c'è no, non sono più morto. Lui no. Questo si chiama Porcaccio Dio Padre. No, no, dai. No, tanto non so nemmeno se puoi su Twitch, penso che ti stamanino. Però beh, a quanto pare. Insomma, il Belly ha già fatto banale. Vabbè, pace. No, sto tranquillo. It's Crash si è iscritto. Tra l'altro It's Crash è apparso Crash per davvero, quindi niente male. Dopo la lunga. Dopo la pausa lunga di cani, metto il ritorno su Twitch la prima buona notizia con Charizard che è cattivo. Grazie mille, grazie. Però non è che voglio prendere il posto di nessuno, semplicemente mandava di farlo da una vita. No, no, lui dice solamente figlia bella. Poi, comunque sia, avendo sentito i piani, diceva che dovrebbe succedere in futuro con le live, vi assicuro che tanta roba. Sì, vogliamo fare un po' di robina interessante, ragazzi. Veramente tanta roba interessante. Uno ha detto, CTR ci stava a dire, vabbè. Ma CTR basta, ragazzi, cioè perché alla fine... io cioè perché questo razzismo nei confronti di Mario Kart? Mario sì, che l'ultimo gli va via. No, ma cioè ragazzi, solo. Ma mia solo l'ultimo, dai. Sì, via. Sì, ma in generale... Cioè peccato tipo i percorsi di CTR sono decenni. Alessandro 2, 3, 1, 2... Ah, la data di nascita ha messo. 23 dicembre 1950, sei iscritto. Se ci vuoi passare il codice fiscale, noi siamo qua. Ecco, morto. Vai, sbuppa. Anche il Belly però stavolta, anche colpa sua se ho perso. Master Ocarin, ma va bene anche Mario Kart, era per dire il genere. Ma noi ti vogliamo bene, Master Ocarin. Questo ogni volta che... Chi è? Scaralol 397, prima puppa il Belly, vieni Belly. Vai. Vado bello col green skin del limoncello. Oh, è strabello. Non ti si vede però.
Adesso cari pupazzi. Cama come lava sei iscritto. Cava come lava. Ma sono bellissimi i nick di Twitch. È scritto pure a me. Lo li oggi? Sì. Ma no, già, te smash. Beh, tranquillo, tanto se c'è qualche emergenza. Ma come spiocca, ma gioca a smash. Chi io? Come no, devo scherziare. Sì. Boh, quello per Will l'avevo bruciato. Il problema è che non sono bravo come i giocatori di Smash abituali, cioè i pro gamer di Smash. Scusa, ma perché non giochiamo a Smash? No, bimbi, io non voglio sfidarmi. A me non mi garba la competizione. Madonna, hai rotto il cazzo, madonna. Cosa andare qui, Francesco? Non so, fatti venire idee cretine, tipo vietare le chat nei videogiochi, vietare l'interazione tra i videogiocatori, fammi pensare, non mettere il sangue, pensare di essere la software house migliore del mondo, stare una generazione indietro come tecnologia rispetto agli altri. Ma chi sarebbe il folle da fare una puttanata del genere? Zelda Breath of the Wild, penso che sia chiuso qua il discorso. Mario Odyssey. Mario Odyssey, se vuoi, Donkey anche Kong, Donkey Kong. Per poi posso continuare, però non voglio inferire. Ok, puoi continuare, è già finito. Beh, già, basta, è vero, bastava solo Zelda. Cos'è Team Fortress? Team Fortress versione tedesca è per pochi intenditori come riferimento, ma voi giocate solo a Nintendo, che cazzo. No, non è vero nulla, non è vero niente, zero, proprio assoluto. No, io in generale ripuglio il multiplayer competitivo da Undermine. Però, vabbè, ci sta. Poi, perché sono le community di, ci sono delle community di merda, sì, ma sì, se le ignori. Ma questa è so, sì. Vabbè, ma non è proprio, non è proprio un delfino, tipo sì, un pesce volante, una cosa del genere. È un mugine, ragazzi. Un mugine. Credo tutti. Mugine. Big Flash sei iscritto. Grazie, Big Flash. Mi raccomando, sempre al top, eh. Non mi fare muro, eh. Questa è la battaglia dentro la storia della memoria. È proprio. Che cazzo dici? Ale, ma non la capisce nessuno questa, Ale. Nessuno. Marittima, sono tipo due isolette su un ascellatore e su un ascellofario. E è tipo un memoria detto, ecco dei dolphin e Rage Bells. E a largo di voi. Che poi ecco dei dolphin e già Rage Bells. Tremendo. Non so perché Belli è venuto a mente. Vedi, ecco dei dolphin devi fare così. Sono i tre limoncelli che già non posso. Sì, 10 bottiglie di limoncello non bastavano per ecco dei dolphin. Sbagliato, Dio Madonna. Comunque, porca. No, non posso leggere il nome di questo. Fatto. Dario, il singhiozzo cosa mi consigli di fare? Allora, guarda, io ti direi. Vai al Mamma Mia, di Torre del Lago il sabato. Vedete, ci pensano loro a fatelo passare. Il singhiozzo? Sì, sì. Comunque, vedete, non ti sei mai sprecato su Echo the Dolphin. Cioè, non hai mai espresso un parere. È vero, a me piace molto. Mi piace molto, molto, molto. Sì, perché. E poi non dimentichiamoci che Dark Souls è l'Echo the Dolphin dei giochi. Ah, papà. Ormai è diventato meme sta ossa del. E risbaglio. Porca miseria, ladra assassinata. Oh. Urz 03 si è iscritto. Stava benissimo. Sì, che mezzo in silenzio. No, che ha fatto il salto era esattamente coordinato. Ma lo sgrubo lo dico, non la devi prenderlo, Mino. Cioè, uno ha chiesto. Dario, che fumetto mi consigli per combattere l'impotenza? E le mie palle. È vero. Questo qui commentava, sua mamma ha fatto un sacco di spam e si è giustificato, pensavo non si vedesse, scusato. Eroe. Via ragazzi, devo beccare il delfino, ma sono duro me le pine. Ma perché devo morire? Attenzione. Comunque bello Froze, che dietro sembra lo stand tipo Star Bloody Moon. Star Bloody Moon, Zavod! Vabbè, ma Frozen sì, non conosce molto bene Jojo. No, ma di nuovo. No. Beh, possiamo rimediare ora. Ninzu 99, no, sei iscritto. Troppi pochi female characters. La sesta con solo Fie. Ma deve arrivarci la sesta. Vabbè. Non mi riesce. No, ma la sesta deve lasciare. Oh, Oro Kingar. Buonasera Dario, un saluto da Tonelli. Non so. Ah, sì, Filippo Tonelli. Filippo Tonelli. Com'è l'acustica in questa postazione? Va, siamo qua. Ragazzi, non riesco a ammazzarlo perché è da tanto, veramente. Però ora ci riesco, ora mi impegno. Poi mi distraggo troppo le alzate no, di. No, infatti. Ci vuole concentrazione con questo. Contro il delfino Rage Mode. Ma considerate il secondo boss. Sì, però sai. Aspetta. Uno ti ha fatto. Ottimo, ora ti do lo stipendio. Ecco, e si abbassa. Cioè, ma ti rendi conto di. Ottimo, so per dire ora ti do lo stipendio. Boh, sarà contento. No, comunque. Oh, Axter! Non è la mugine, è il mugine. Cioè, il mugine è maschile. La mugine.
Cities 77. Io non mi ricordo se va tirata al delfino o alle palle. Mi sembra le palle al delfino, però. Che le palle ho già provato. Però ogni volta stai avendo la sfiga che si abbassa dopo il momento preciso. Lo so, sfiga. Ci sta. Indri 98 sei iscritto. Tipo, come sta scendendo? Aspetta. Sì. Che ora è incazzato nero perché gli ho rubato il... Ma quando oh! Finalmente. Già a farlo altre 24 volte a morte. Si lascia ancora solo. Ce la fo. Al ce la fo e poi muori bottiglia intera. Boh! Alla goccia! Alla goccia! È come sei il 6-0 sotto a biliardino proprio questa sera. Aspetta, no, non ce l'ho e vuoi sfidare tutte cose che, boh, lui se non, che ci si non ti spacca il culo non è contento. Ma io voglio il PvP da qualche parte. No, però veramente bimbi sono incapaci. Fatemi impersonare il delfino, non lo so. Perché... Salta palle simulator. Salta palle chiodate. Boh, potresti giocare. Leggi un po' di commenti, Ale, poi. Mi va. Potresti fare Isaac, che sarebbe The Binding of Isaac. Ci vedo bene a giocare a bere limoncello ogni morte. Beh, sai, una morta errante. Vai, ora mi impegno, ragazzi, sono cario. Mi masturbo 247 non è male come nick.